La videosorveglianza entrerà negli asili e nelle strutture per anziani. Con 279 sì, infatti, la Camera ha approvato la legge sulla videosorveglianza e il provvedimento passerà ora all'esame del Senato. Nessuno chiaramente mette in discussione la qualità degli operatori del mondo della scuola e del mondo delle case di cura, che nel nostro paese è di assoluta qualità, ma alcuni episodi hanno portato all'attenzione del Parlamento la necessità di regolamentare questo settore, quindi la possibilità di inserire le telecamere oggi avrà un sistema di norme che in qualche modo tutela i più piccoli, le persone più anziane che sono i protagonisti, diciamo gli attori nella presenza negli istituti di cura e negli asili. Arezzo si era candidata, questo quadro regolamentare chiaramente consentirà a tutti gli amministratori che vogliono in qualche modo avvicinarsi a questo tema, in qualche modo utilizzare un sistema di norme coordinato che è sempre necessario perché appunto il tema della privacy in questo senso è significativo. Chiaro, ci sono stati degli episodi a livello nazionale che soprattutto riguardanti persone anziane e minori hanno subito maltrattamenti, quindi un tema molto sensibile che divide anche molto, ma sul quale un sistema di norme era necessario e il Parlamento credo abbia fatto bene a intervenire. Il tema delle telecamere di videosorveglianza entrerà anche nella prossima seduta del Consiglio Comunale lunedì 24 ottobre con un atto di indirizzo dei consiglieri in quota ora Ghinelli, Angelo Rossi e Maristella Cornacchini.